La banda dei narcos cinesi. Base logistica il Nord Italia. Affari in tutto il mondo. Affari loschi. Ma qualcuno sulle loro tracce? Sono i carabinieri del reparto operativo di Ferrara coi militari di Vicenza, Padova e Prato, coordinati dalla Procura di Venezia. 2018. Due pacchi sospetti in partenza da Ferrara. Contengono MDMA e marijuana e vengono intercettati dai carabinieri. Parte l'operazione che, passo dopo passo, svela un traffico di droga che dalla Spagna porta in Italia, nel nord-est, dove la droga viene smistata e inviata in tutto il mondo. Complessivamente i carabinieri sequestrano 353 kg di infiorescenze di cannabis, 19 kg di hashish, 15 kg di cristalli grezzi di MDMA, 2 kg di ketamina, 4 kg di semi di cannabis e 5.374 piante. Scattano diverse misure cautelari a carico di cinesi accusati di essere i responsabili, anche nel Vicentino, di traffico internazionale di stupefacenti. Per la prima volta a Nord-Est ci sono elementi che fanno pensare che la criminalità cinese, che predilige altre attività, sia coinvolta nel traffico di droga su larga scala.